Mattinata fantastica, il sole si sta sorgendo, siamo un bel gruppo questo giro e affrontiamo la salina di Comacchio e troveremo sicuramente tantissimi fenicotteri. Siamo in quattro, io, Alice, Andrea Carinato e la Federica Tognolo. Il sole sale lentamente, la mattinata è fresca e si sta molto bene. Ogni tanto ci fermiamo per sistemare le telecamere. Avanziamo sulla pista, tra terra e mare, e in lontananza scorgiamo una torre. La celebre Torre Rossa della salina di Comacchio deve la sua origine alla particolare geografia del delta del Po nel XVI secolo. I confini non erano molto definiti e quindi si presume che avesse funzioni di controllo, di avvistamento e militari. Prima tappa del viaggio. Siamo accerchiati da due tipi di animali. Nelle valli attorno a noi, fantastici e meravigliosi fenicotteri rosa, e attorno a noi, zanzare come nuvole. Restiamo per un po' ad osservare i magnifici fenicotteri rosa, dopo arriva il momento di ripartire. Siamo al Bettolino, che è un ristorante famoso, famosissimo, il Bettolino. E noi adesso ci muoviamo verso la prossima tappa, che è il casone del film, alcuni qualche chilometro. La nostra prossima meta è il casone Donna Bona, dove hanno girato il film Il Signor Diavolo di Pupi Avati, ma non manca il tempo per un volo su un relitto della laguna. Siamo arrivati alla meta più lontana del nostro viaggio e questo è il casone. Dopo lungo pedalare siamo arrivati al casone Donna Bona, dove hanno girato il film di Pupi Avati. Effettivamente un piccolo angolo di paradiso incastonato nella laguna. Ed è arrivato infine il momento di tornare indietro e di andare a fare colazione al Bettolino.